liberare da false promesse di felicità e di libertà che in realtà vi rendono schiavi, vi sottomettono a chi vuole usare le persone solo per interessi. Battezzati e inviati per vivere la nostra vita in questo mondo, in questa città o dovunque noi viviamo, vogliamo sentire con Sant'Agata la bellezza e la grandiosità della vocazione cristiana, della vocazione battesimale, che fa di noi uomini e donne liberi e felici, uomini e donne che, guardando ogni giorno alla forza penetrante del Vangelo, cercano di compiere scelte di amore anche piccole, ma capaci di portare speranza alla nostra bella umanità afflitta da tanti mali. Dio è con noi, ma dobbiamo chiederci: noi siamo davvero con Lui? Come Agata, stiamo veramente e completamente dalla parte di Dio? E il libro del Vangelo lo abbiamo tra le mani? O forse lo teniamo in un cassetto, in una libreria? Forse addirittura lo citiamo e lo usiamo in discorsi dotti, eloquenti, capaci di suscitare stupore, però effimero e passeggero? Il Vangelo è il libro della vita. Il Vangelo è il libro per la nostra vita. E noi, come Agata, oggi vogliamo scegliere di tenere in mano quotidianamente il Vangelo. Lo ricordate? Quello piccolo, quello del nostro catechismo, di quando andavamo a catechismo. Riprendiamolo tra le mani. Ogni giorno qualche rigo da leggere, da meditare. Forse una parola ci metterà in crisi, forse una parola non la comprenderemo, un'espressione non la comprenderemo bene, appieno. E allora ci mettiamo davanti al Signore: parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Alla scuola di Agata vogliamo imparare questo e vogliamo lasciare che la nostra vita si svolga così, col libro del Vangelo tra le mani, pronti a cogliere ogni parola di conforto e di speranza che viene da Gesù. Liberi e felici, col Vangelo tra le mani, ma soprattutto nella nostra mente e nel nostro cuore, affrontiamo con intraprendente coraggio l'avventura quotidiana della nostra vita, forse, anzi certamente, ricca di insidie e di mali. Ma tocca a noi seminare la bontà e la bellezza del Vangelo, che ci assicura un avvenire libero e felice. Battezzati, consacrati figli di Dio, inviati ad annunziare che Gesù e il suo Vangelo è la risposta unica alla nostra sete di libertà e di felicità, iniziamo questo nostro cammino con Sant'Agata, certi che lei, se noi glielo permettiamo, lei parlerà al nostro cuore, suggerendoci di consegnarlo semplicemente ma completamente a Gesù. Intanto noi, qui riuniti, con la gioia e l'entusiasmo di sempre, accogliamo Sant'Agata in mezzo a noi per le vie della nostra amata città. Cittadini, cittadini, cittadini. Da questa parte.
sennò la base è pesante. Grazie. Oh, my God.